Carlo Vanzetti, cui l'immagine si riferisce, fu il 57esimo presidente dell'Accademia di Agricoltura e Scienze e Lettere di Verona. Agronomo, scienziato, accademico, era nato il 13 luglio del 1911 a Castelnuovo Veronese, oggi Castelnuovo del Garda. Era figlio del generale Alessandro, morto durante la guerra d'Albania, ed aveva sposato nel 1940 la nobile spagnola Maria Teresa Serra, che le diede una figlia, Alessandra. Laureatosi nel 1933 a Padova, a Bologna, successivamente vinse la cattedra di estimo rurale all'Università di Padova, dove rimase per circa un decennio, per poi ritornare nella sua Verona, dove occupò la cattedra di estimo rurale, nonché la direzione dell'Istituto di Geografia Agraria. All'università dedicò moltissime delle sue esperienze e delle sue competenze, ma la parte migliore la volle riservare all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, che resse per ben 27 anni fino alla morte avvenuta all'ospedale di Negrar. Della sua opera si potrebbe parlare a lungo, ma il suo nome rimane essenzialmente legato ad una grandissima opera pubblicata in inglese nel 1969 dall'Istituto Geografico di Agostini, World Atlas of Agriculture, alla quale aveva lavorato attorno per circa un decennio sotto la guida del suo maestro e amico, il senatore Giuseppe Medici di Bologna, che fu anche ministro dell'agricoltura, a lungo ministro dell'agricoltura. Di questa opera, presente in quasi tutte le principali biblioteche del mondo, si trovano rappresentate in una serie di carte e di numeri, statistiche, sono rappresentate le agricolture dei singoli paesi dei cinque continenti, che Vanzetti visitò con tutta una serie di viaggi sui quali lasciò testimonianza in una specifica sua edizione. Ma l'altra grande, grandissima opera che Vanzetti lasciò fu I due secoli di agricoltura veronese, un silloge vera e propria dei suoi studi che egli coronò con un seme di altri studi specifici dedicati a colture varie, a fondi vari, ad aree particolari. L'edizione uscì pressoché in concomitanza con il suo arrivo a Verona alla cattedra di agricoltura, alla cattedra d'estimo rurale. Cattedra che lasciò insieme alla sua direzione il 17 di aprile del 1995, quando era ormai quasi 84enne. È andata meglio questo, perché...